Un esordio letterario davvero sorprendente. La fuga di Anna, edito da Sellerio, è il primo romanzo firmato da Mattia Corrente. Il 35enne di Librizzi è tra gli scrittori più giovani di sempre a pubblicare con la storica e prestigiosa casa editrice siciliana. Dopo tanta esperienza nel mondo editoriale come ghostwriter, lettore ed editor, adesso è il suo romanzo ad essere sotto la luce dei riflettori. Ieri la presentazione del libro in piazza Matteotti a Capodorlando. Il libro è ambientato in Sicilia, all'età di 80 anni, Severino Greco, dopo un anno dalla scomparsa della moglie, decide di mettersi a cercare sua moglie. Quindi comincia questo peregrinaggio in Sicilia, nei posti che hanno segnato la loro esistenza insieme. Severino cerca disperatamente sua moglie, ma in questa ricerca scoprirà delle verità eluse, delle verità che non si aspettava di scoprire, e quindi sarà un'indagine a ritroso nel passato, un viaggio all'indietro, un'odissea al contrario. Dall'altra parte, è un romanzo a tre voci, ci parla Anna dal passato, Anna che per tutta la vita vive non vista, Anna che obbedisce per tutta la vita all'ordine perentorio di sua madre, cioè una donna nasce per diventare madre di un figlio e moglie di un marito. Abbiamo anche suo padre che è scomparso quando lei aveva 13 anni e Anna cresce divisa tra se stessa e gli altri, fra questo ordine perentorio e questo desiderio di libertà, di essere libera, una libertà che arriva tardi. Che cosa ti ha ispirato maggiormente? L'innesco è autobiografico, è legato al ritrovamento del vestito da sposa di mia madre, chiuso in una valigia. E da lì poi si sono sviluppate delle vere e proprie visioni letterarie, perché scrivere è questo, no? È inventare, cercare crepe nella realtà. La realtà è stata una via d'accesso all'invenzione ed è venuto fuori, insomma, la fuga di Anna. Iniziamo con la presentazione di questo libro, un libro prestigioso perché è di un giovane scrittore del nostro territorio, uno scrittore brillante che racconta molto bene quali sono le dinamiche sociali della nostra gente. Ci sono due o tre progetti, come avevo già anticipato nelle precedenti interviste, che già camminano sulle loro gambe. Per quanto riguarda la presentazione dei libri, un po' ci siamo distaccati rispetto a quello che era il passato, prediligendo quello che è veramente Capodorlando. Cercando e accettando quelle proposte che sembrano le migliori per noi da proporre ai nostri concittadini.